Bisceglie il borgo delle case torri è l'itinerario delle giornate FAI d'autunno che si terranno a Bisceglie in contemporanea nazionale sabato 16 e domenica 17 ottobre a cura della delegazione FAI BAT. L'originale percorso, incentrato sulle case torri del borgo antico di Bisceglie, è stato presentato ieri in conferenza stampa alla chiesa di Santa Margherita. Nella provincia Bat troveremo l'apertura del, cioè troveremo un evento che si svolgerà sicuramente il 16 e il 17 di ottobre che si chiama Bisceglie, il borgo delle case torri. È un percorso che si svolge anche nel rispetto delle restrizioni, che abbiamo scelto volutamente nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia di svolgere all'aperto e che è alla scoperta delle bellezze del nostro centro storico, bellezze che in realtà sono sotto gli occhi di tutti, ma che non siamo in grado di leggere, di interpretare, che portano i segni della storia, alle quali tuttavia non sappiamo dare il giusto valore perché non lo conosciamo. Questo è quello che il FAI si propone di fare in queste giornate. Invece cosa accade a livello regionale? Bene, sono oltre 27 i siti che sono aperti in Puglia e quest'anno abbiamo anche un'importante novità che è la collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa, che è un accordo che si è avuto grazie proprio ad un'iniziativa che è partita dalla Puglia e che vede oltre 42 siti in Italia aperti a costituire un patrimonio che è quello riguardante il tema dell'architettura militare, che è pressoché sconosciuto ma che è ricchissimo e insostituibile. In Puglia apriremo ben 3 luoghi di interesse militare che presenteremo nei prossimi giorni, che sono assolutamente straordinari, vi invitiamo a visitarli. Quest'anno il percorso prevederà questo tour per le case torri, che sono forse quelli che sono gli insediamenti più antichi del nostro centro storico ed erano delle strutture che fungevano sia da abitazioni ma anche da sentinella all'interno del perimetro del nostro borgo antico. Noi avevamo una città che si affacciava sul porto e sul mare, antica, e queste case torri appunto fungevano da punti di controllo e di sentinella. Oggi sono inglobate per gran parte all'interno del tessuto urbano del centro storico, ma grazie all'archeologo che è stato coinvolto e soprattutto ai volontari del FAI, la cittadinanza, ma io spero che i tanti numerosi arriveranno qui a Bisceglie in queste 2 giornate, conosceranno una storia davvero inedita.